gioco. Buon pomeriggio, il luogo è il Palabanca di Romagna, lo sport è la pallacanestro, il campionato Serie B, Girone B. Iniziamo questa sera la nostra diretta streaming con qualche minuto d'anticipo, perché abbiamo il piacere di avere con noi qui in postazione con Anna, il coach di Pordenone, che questa sera affronterà i padroni di casa dell'Orda Lugo. Anna, vuoi presentare il nostro ospite? Certo, è qui con noi Cesare Ciocca, allenatore di Pordenone, sicuramente uno degli allenatori più competenti ed esperti di questo campionato, conosce benissimo le squadre, bravissimo coi giovani. Cesare, ci vuoi parlare un po' di come sta andando questo campionato? Intanto grazie per i complimenti, Anna è stata una mia allieva, quindi mi ha esatto. Un po' ruffianato. No, non è vero, io dico sempre quello che penso. No. Non era di parte questa cosa. Al di là delle battute, hai detto tu, la mia squadra molto giovane, tant'è vero che abbiamo vinto il premio che la federazione ha messo come la squadra che ha fatto giocare più gli under 95, gli under 95. Bel campionato, finora siamo decisamente sopra le attese, stiamo lottando per un posto ai playoff e quindi ce la vogliamo giocare fino in fondo, nonostante purtroppo una serie di infortuni veramente molto molto lunga che ci ha privato per tante giornate dei nostri migliori giocatori. Ecco, però vorrei dire sicuramente una squadra combattente dal primo all'ultimo minuto. L'età conta, quanto conta l'età in questo tipo di campionato? Conta, ma non conta, nel senso che molte partite le abbiamo giocate con una tale intensità, con una tale concentrazione che anche magari altri aspetti tecnici o magari di esperienza sono venuti meno altre squadre, però è chiaro che devi anche avere, come nel nostro caso, anche due o tre giocatori che hanno poi la capacità nei momenti di difficoltà, non solo durante le partite ma anche in settimana, di riuscire a capire le situazioni e usare dei correttivi anche con una squadra così giovane come la nostra. E questi ragazzi che stai allenando, pensi che abbiano buone prospettive anche in campionati superiori? Allora, sicuramente abbiamo i nostri tre giovani del 95 che sono tutti e tre papabili anche per la nazionale del 20 che giocherà negli anni europei, sia Nobile sia Visentin, che è un lungo che ha fatto veramente dei passi da gigante in quest'anno, ma anche lo stesso Federico Di Paran, però sono tre ragazzi che possono ambire anche a entrare perlomeno nei 16 degli europei. E poi abbiamo altri giovani come Baruzza 93, quindi Toscano 93, lo stesso con la Marino 91, quindi una squadra molto giovane che però con il lavoro in palestra, con la dedizione, col fatto di non arrendersi mai, ha fatto un campionato direi molto molto buono, nella speranza, ripeto, di riuscire a fare il colpo di coda e approdare ai playoff. Come si convincono le società o i dirigenti a fare una squadra molto giovane? Sinceramente io ho fatto tanti anni a Treviglio e lì era una situazione anche di filosofia. Molto spesso non è che convinci, il fatto che non ci sono soldi, per cui molto spesso è anche una necessità far giocare i giovani, perché non ci sono sostanzialmente le capacità economiche per fare squadre di alto livello. Però ci sono ancora realtà che credono in questo e il nostro campionato, ma anche il campionato di Silver, dimostra che sono tanti tanti giovani che vanno tranquillamente giocatori americani o comunitari strombazzati, che poi alla fine non danno nulla se non levare spazio ai nostri giovani, e poi lo vediamo a livello di competizione internazionale dove fatichiamo, però ultimamente le cose stanno un po' cambiando, speriamo di riuscire poi come movimento a far sì che molte realtà non sia una necessità ma una filosofia far giocare appunto i giovani. E che cosa chiede ai tuoi giocatori un po' più esperti in questo ambito? Ma sai, l'ho detto prima, il fatto di, a parte che ho avuto la fortuna di avere tre giocatori esperti come Ferrari, Zamboni e Palombita, che sono probabilmente anche dei professionisti molto seri e quindi sono sorti anche ad esempio. Poi ribadisco il fatto di essere anche forieri di consigli continui, sia dal punto di vista tecnico ma non solo, anche comportamentale, anche fisico, anche nel modo di concepire la vita, perché ripeto, lo sport a questi livelli va fatto in maniera veramente professionale. Come pensi che sarà la partita di oggi? Su che cosa punterete maggiormente? Sul discorso di prima, stando al talento, sinceramente, e alla profondità e all'esperienza di giocatori di Lugo,
sembrerebbe non ci fosse partita, perché è una squadra lungo molto 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 forte. La speranza mia è quella di uscire con una difesa importante, con una circolazione di palla e un ritmo sui 40 minuti che possa ribaltare una situazione tecnica che oggettivamente ci vede un po' sfavorito. Non è che ci vuole svelare il piano partita della partita di oggi? No, non c'è nulla da nascondere. Quando, ripeto, si lavora e si fanno le cose, i tatticismi valgono ben poco. Sarà una partita difficile, però ci vogliamo provare come sempre facciamo ogni domenica. Come sempre, come è giusto, tra l'altro. Ringraziamo grazie della a voi. Sua disponibilità. Grazie, bocca al lupo. E buona partita. Cerchiamo un altro ospite della panchina di casa, chiamo Proni. Anna, se per cortesia mi... Galetti. Ne approfitto per ricordare che oggi la diretta streaming che va in onda è sponsorizzata da Edilpiù, sponsor dei padroni di casa, che mette a disposizione e offre questa diretta streaming per tutti gli appassionati. Ecco, dopo Coccia, un gradito ritorno su queste sedie. Giovanni Proni da quest'anno mi ha abbandonato, e perché si è seduto sul pino come assistente di Coach Galetti. Giovanni, io come sai, tu mi conosci, sono abbastanza diretto. Diciamo questo: la matematica non ci condanna. Perché? Perché se riuscissimo a vincere la partita di oggi ribaltando la differenza canestri, e nelle prossime partite Pordenone e Lecco perdono tutte le partite, noi le vinciamo tutte, potremo ancora andare ai playoff. Non è una speranza, direi che è piuttosto la trama della quarta saga di Mission Impossible. Quindi quello sì, che ti chiedo è questo. Ormai mettiamocelo in testa, riusciamo a arrivare ai playoff, se non quasi impossibile. Con che spirito avete preparato questa partita, la partita di oggi? Dunque, allora, innanzitutto lo spirito è quello di onorare la maglia, il campionato, fino in fondo. Per cui oggi le motivazioni ci sono e ci saranno anche nelle prossime partite, al di là di quello che può essere una speranza comunque abbastanza lontana di raggiungere i playoff. Noi vogliamo far bene per noi, per la società, per il pubblico che viene a vederci, per rispetto di tutte queste cose, di queste forme che ci hanno dato assistenza in maniera splendida per tutto l'anno. Per cui noi dobbiamo e vogliamo far bene per tutto questo apparato che ci sta intorno. E anche per voi ragazzi che siete splendidi mentre fate le telecronache. Sì, grazie, grazie. Ma questo ce l'hanno detto in tanti, ti ringrazio ovviamente. Ci ha raggiunto anche, mentre ti lasciamo andare a pochi minuti dall'inizio della partita ai tuoi compiti, ci ha raggiunto anche Coach Gallo, che invitiamo a prendere in mano il gelato, così l'Anna potrà rivolgergli qualche domanda e vai prima dell'inizio della partita. Grazie Giovanni. Ecco qua, grazie a voi, Gallo è tutto il tuo. Allora, innanzitutto come stai? Sei carico? Bene, bene, tutto a posto. Ho rifatto le convergenze. Hai rifatto le convergenze. Benissimo, allora come affrontiamo la partita di oggi? Come stiamo? Guarda, a parte un problemino di Cristian Villani che probabilmente insomma non sarà al 100% perché ha preso una gomitata alla cervicale ed è molto fastidiosa, per il resto fisicamente i ragazzi stanno abbastanza bene. È chiaro che dopo un certo numero di sconfitte magari il morale non è al massimo, però la settimana è stata discreta nonostante i miei problemini di salute, quindi dai, vediamo di fare una buona partita anche a livello di entusiasmo, di prenderla dal verso giusto subito. Ascolta, Cece Cioca ci ha rivelato che essendo loro una squadra molto giovane punteranno molto all'intensità e al correre. Cosa hai preparato per questa partita? Ma noi a livello difensivo diciamo che siamo su regole abbastanza standard che adattiamo un pochino a tutti. È chiaro che c'è bisogno nelle transizioni difensive soprattutto che riempiamo immediatamente l'area, perché questi sono giocatori che vanno al ferro, sono giocatori intensi che hanno anche nelle seconde opportunità, diciamo dalle transizioni, quelle cose lì sono tutte importanti, e quindi dobbiamo intasare l'area, poi essere bravi negli accoppiamenti una volta che ci siamo schierati in difesa.
Bene, ringraziamo anche Cosgallo, pochi minuti dall'inizio della partita, lo rimandiamo al suo posto di combattimento. In bocca al lupo. Mentre riprendiamo lo solito schieramento per l'inizio di questa partita per la diretta streaming, mi sposto un attimo al mio posto di combattimento. Intanto stanno preparandosi le formazioni per la presentazione. Squadra giovanissima, abbiamo detto, quella di Pordenone, che ha vinto anche il premio per i giovani. Squadra esperta e non troppo felice di risultati, quella di Lugo, ma che vuole onorare sicuramente questo fine campionato. Poi ancora, finché non c'è matematica, tutto vale. Tutto è a posto. Ci ha raggiunto anche in postazione in questo istante il nostro compagno di viaggio solito, Tiziano, bentornato, benvenuto per questa partita. Grazie. E ripartiamo con lo slogan: un buon pomeriggio a tutti i telespettatori della diretta streaming da Sergio Babini, Tiziano Tarquini e Anna Fantini. Sul campo si stanno presentando le squadre, ne approfitto anch'io per darvi i nomi e i numeri degli atleti che scenderanno sul parquet per Pordenone, agli ordini di coach Cesare Coccia, con gli assistenti Ciocca, con gli assistenti Tison e Vincenzutto. Scenderanno in campo col numero 4 Daniele Toscano, col numero 6 Lucas Jordan, col numero 7 Federico Di Prampero, col numero 8 Giulio Colamarino, col numero 9 Vittorio Nobile, col numero 14 Michele Ferrari, col numero 15 Claudio Bisicchi, col numero 17 Matteo Varuzza, col numero 18 Davide Zambon, col numero 19 Vittorio Visentini. Per l'Orva Lugo gli ordini di coach Gallo Galetti, con gli assistenti Tuvide Proni, col numero 5 Luca Montanari, 6 Fabio Ruini, numero 7 Nicolò Bertocco, numero 8 Federico Baroncini, numero 10 Cristian Villani, numero 11 Federico Legnani, numero 13 Riccardo Pedersini, numero 15 Massimo Farioli, col numero 14 Michele Bei e con la numero 19 Gioacchino Chiappelli. Gli arbitri dell'incontro saranno i signori Valeriani e Marsico di Roma. Presentate le squadre sul parquet. Una cosa mi salta subito, ne parlavamo anche prima dell'inizio della diretta con coach Ciocca, la squadra molto giovane di Pordenone, Tiziano. Sì. È una squadra molto giovane che gioca una pallacanestro un po' complessa, nel senso che Ciocca è un allenatore che usa molte difese, cambiano di continuo, quindi alla fine non è facile leggere quello che fanno in campo. Sicuramente loro vengono anche da delle buonissime partite, hanno battuto poco giorni, la giornata scorsa la Fortitudo in casa. Quindi, sì, è vero. Quindi alla fine sicuramente, e soprattutto giocano per i playoff, quindi alla fine verranno qua non per regalarti niente, ma per giocarsi una partita vera. Esatto, giocano per i playoff in cui ci sono dentro, devono guardarsi da Lecco, che sta facendo, che forse sulla carta ha un fine campionato un po' più abbordabile di Pordenone. Potrebbero anche, vogliamo dire, guardarsi da Lugo, ma la nostra è una mission impossible, come ho prima definito. Molto, molto dura. Molto sì, dura. Bisognerebbe... Ma finché non c'è matematica, sì, non c'è opinione. Si dovrebbe verificare questa serie di eventi. Lugo vince oggi ribaltando la differenza canestri di 5 punti. Poi nel prosieguo del campionato Lecco e Pordenone perdono tutte le partite, Lugo le vince tutte. Certo. Che... Secondo me i ragazzi non dovrebbero tenere neanche conto di entrare o non entrare nel playoff. Esatto, dovrebbero tenere esatto. conto di vincere e cominciare a vincere le partite e avere un po' più di credibilità in quello che fanno. Alla fine, se gli altri fanno meglio, bene. Le colpe le sappiamo, le stiamo a cercare o meno.
però l'importante è che loro adesso dimostrino realmente che sono in grado di vincerle tutte, almeno ci devono provare. Ci devono provare per loro stessi, ci devono provare per la società, ci devono provare per il pubblico e ci devono provare per lo spettacolo. Mi sembra che siano tanti anni i motivi per cui ci devono provare. Certo, se no alla fine sarebbe una cosa inutile essere qua tutti quanti a pensare che a aprile siamo già in vacanza. No, no, i ragazzi a questo non ci credono, si allenano ancora duramente, hanno nella testa l'idea di finire bene o benissimo il campionato, poi dopo se le altre, ripeto, saranno in grado di fare meglio, noi abbiamo sbagliato qualcosa prima, ma da adesso in poi secondo me dovremmo cercare di non sbagliare più niente. Sì, sono state tante le possibilità che un po' sono sfumate mano a mano che abbiamo fatto questo, soprattutto diciamo gli ultimi due mesi, abbiamo avuto diverse possibilità per riagguantare i playoff, poi di più passa il tempo e più le possibilità si riducono a veramente veramente poche. Anna, come tu sai, ci sono delle partite chiave in un'annata, secondo me la partita chiave che poteva dare la svolta di tutto è stata quella in casa con Udine. Tantissimo. No, non perdiamo quella partita lì, alla fine noi cambiamo adesso facce, saremo qua a parlare di qualcos'altro. Probabilmente sì. Perché alla fine quella ha lasciato un segno nelle partite dopo, ci è voluto un po' per digerirla. Vinci la partita con Udine in casa, secondo me adesso eravamo qua a parlare di altre cose. Sono d'accordo con te. Mi associo ai vostri pensieri che condivido pienamente. Questo non è stato, non c'è da sbattere la testa sul muro, perché comunque lo sport è anche questo, la pallacanestro in special modo non ti concede delle possibilità che se non agguanti poi dopo difficilmente si possono ripetere. No, anche perché sei in un campionato e nel nostro girone ti hanno dimostrato tutti che nessuno ti regala niente. Cioè qua, fortunatamente rispetto ad altri gironi, tutti giocano per qualcosa di importante, perché ci sono società che hanno investito, ci sono società che vogliono fare le cose seriamente, ci sono società dove giocano giocatori di buona categoria e soprattutto tanti giovani. Questo alla fine è un girone impegnativo, lo sapevamo. Questo l'abbiamo sempre detto. Sì, sì, un girone sicuramente più di alto livello rispetto ad altri, se pensiamo anche a solo il girone di Rimini, insomma ci sono sicuramente Rieti, altre due o tre squadre veramente forti, il resto è abbastanza equilibrato. Anna, Siena in questo girone non dominerebbe, cioè Siena in questo girone fa fatica a entrare nelle prime quattro, secondo me. Infatti è così. Però ormai siamo in questo, siamo questo. Ma c'eravamo dall'inizio. Probabilmente con questa squadra, chissà, in un altro girone forse si era fatto un po' meglio. Ma certo. Ma coi sei e coi ma non si va da nessuna parte. Bravissimo. Io vi dico anche questo, preferisco arrivare e finire il campionato con delle buone partite, perché abbiamo perso delle partite per pochi punti, per episodi, ma le partite ce le siamo sempre giocate, anche con delle belle partite di intensità, con molti aspetti agonistici, tattici, di valore, eccetera. Io preferisco sinceramente un buon campionato, anche se non abbiamo centrato quello che era stato definito come un possibile obiettivo all'inizio della stagione, in questo campionato altamente competitivo, perché abbiamo visto e abbiamo assistito delle partite veramente belle e importanti. Questo alla fine ti fa pesare ancora di più il fattore mentale che ci potevamo essere, cioè ci potevamo essere, ce la dovevamo giocare fino in fondo è bastato poco, in quel momento molto probabilmente non ce l'avevamo e siamo qua a parlare di qualcos'altro. Mentre noi stiamo parlando, l'arbitro si avvicina al centro del campo, pronto ad innalzare la palla 2, che è subito conquistata da Beia per Farioli e Ruini, partito in quintetto nello spot di playmaker per Farioli. Il primo attacco è dei padroni di casa dell'Orda Lugo. L'intervento a deviare il passaggio diretto a Michele Beia è di Ferrari.
rimessa in gioco per Lugo, quindi con Chiappelli esce dal blocco Ruini, prende il pallone, si sposta sul suo lato destro del campo per Farioli che vuole l'uno contro uno, gioco di piede perno, appoggia a destro e ci sono i primi due punti. Piede perno e morbidezza di mano. Piede perno e morbidezza di mano. Primo attacco per Pordenone con Ferrari che dall'altra parte restituisce quello che prima aveva concesso a Farioli. Giro sul piede perno, appoggio canestro, altri due punti, uno contro uno. Bello, bello. Per adesso è tutto in pareggio e in parità. Ruini si sposta ancora sul cavo, intercetta il passaggio Toscano che immediatamente apre il contropiede, arriva in area, poi prende la parte inferiore del tabellone, ritenta ancora con un tiro da tre, rimbalzo lungo e preda di Beia per Ruini che passa immediatamente alla metà campo. Ruini per Chiappelli, uno contro uno contro Varuzza. Chiappelli non trova il canestro, trova invece il rimbalzo di numero 4 Toscano. Attacco ancora uno contro uno su metà campo, questa volta i due contendenti sono da una parte il numero 18 Zambon e dall'altra parte Michele Bei. Alla meglio Zambon che porta a casa un fallo, il primo fallo di Bei. Mi è sembrato, forse ha fatto uno scivolamento troppo energico, sì, questo fallo. Ma alla fine bastava che gli toglieva un po' di spazio. Adesso sinceramente non so l'arbitro che tipo di contatto abbia fischiato. Bravi, buon giro di palla che arriva sotto canestro a Toscano, che però non è fortunato nell'appoggio a canestro, anche sbagliato abbastanza facilmente. Dall'altra parte poi il lob servito da Ruini per Bei è appena toccato dal centro lughese che lo manda oltre la linea di fondo. Palla riconquistata da Pordenone in questo momento in attacco, la palla è nelle mani di Toscano, cerca il centro dell'area, poi si incarta. No. Vabbè, che fallo è? Farioli, primo fallo. È un fallo d'inciampo. D'inciampo, è un fallo d'inciampo. Ho capito, ma d'inciampo suo, non d'inciampo. Una nuova tipologia di fallo d'inciampo e quindi basta palla cadere, zona, su rimessa, messa subito a zona per Lugo. Continuiamo. Per poco non perde palla, però ci pensano i 24 secondi a portare a termine l'azione d'attacco di Pordenone. Un po' troppo insistita su un quarto di campo, non ha mai cambiato lato. Ma si era un po' incartato sul raddoppio. Già. E quindi ha trovato difficoltà nelle linee di passaggio che questa volta i giocatori di Coach Galetti hanno chiuso molto bene. Ruini. Bravo Bei. Beia riceve in area pitturata, mette a segno altri due punti, siamo 4-2 sul tabellone per l'Orva Lugo. Zambon non sa chi dare il pallone, poi trova l'uscita dal blocco di Ferrari, poi la palla carambola per ultimo su un giocatore di Pordenone, quindi ci sarà rimessa per l'Orva Lugo. Se l'incarica Michele Bei, palla al solito Ruini che oltrepassa la metà campo, si sposta sfruttando il blocco di Farioli. Bei tenta la carta del tiro da lontano, prende il tabellone, poi rimbalzo lungo, rotola sui piedi di un difensore pordenonese. Si dice così, Anna, Pordenonese. Ruini va al suo primo tiro da tre, il suo primo errore da questa distanza, palla recuperata dai rimbalzisti di Pordenone, ancora zona Lugo, trova un po' di difficoltà nelle linee di passaggio all'esterno, poi
Toscano si mette in proprio, attacca la zona centralmente e appoggia canestro dall'altra parte, tiro morbido di Pedersini, immediatamente punito da un tiro da tre che, se non vado errato, è stato di Nobile. Di Nobile, un giocatore che ha caratteristiche sicuramente del tiro da tre punti nell'intensità, è un buonissimo giocatore, è uno di quei giovani 95 che era del 95, sì, del gruppo 95. Del gruppo di Pordenone, che poi andò anche alle finali tre anni fa quando andammo noi con la Fulgo Forlì. Rimessa in zona d'attacco per Lugo, fatica ad uscire dai blocchi Farioli, quindi a ricevere Pedersini, ancora per Ruini che inciampa, poi lotta col pallone, Chiappelli cerca di dare una mano ma recupera Pordenone che va a un tiro apparentemente facile ma che sbaglia, il tocco di Farioli, recupera palla Lugo. Madonna. Oh, no. E questo fallo in attacco per è andato energicamente Farioli a prendere posizione davanti al proprio uomo, cioè, con energia. Se ecco, fischiamo questi falli qua, allora, cioè, voglio dire, alla fine uno non può andarsi a conquistare una posizione in area, mi sembra riduttivo questo. E dire che la vita è dura, quindi anche il conquistarsi una posizione di vantaggio dovrebbe essere abbastanza energico. Esatto. Bay dall'altra parte cerca di contrastare la percussione degli avversari, poi la palla fortunatamente arriva prima nelle mani di Bigigi. Bigigi. Stavolta il fallo è di Nobile su Bay. Nobile in primo fallo. Ci sarà rimessa in zona d'attacco, se in carica per l'Orva Lugo, Chiappelli, blocco di Bay per Ruini, poi si allarga lo stesso Bay a ricevere per Farioli, taglio sotto canestro di Chiappelli, non visto, palla a Bay, tiro dalla media distanza che prende il secondo ferro. Rimbalzo pordenonese, attacco, tiro che non ha fortuna per l'attacco di Pordenone, riconquista il rimbalzo difensivo Lugo e questa volta a ricevere sotto canestro e non lontano dal canestro è Bay, che subisce anche il fallo d'opera di Varuzza, quindi andrà in lunetta per due tiri liberi. È molto bravo Bay a mantenere il vantaggio della propria posizione. No, no, lavora tantissimo di piedi, dentro, sì, sì. A pigliare tutti. Per quello mi sono meravigliato del fallo che hanno fiscato prima, cioè è andato con energia davanti al proprio difensore, che mi era sembrato molto passivo in realtà. C'è il primo cambio, anzi è una doppia sostituzione per coach Cesare Coccia, Ciocca, che manda in campo con il numero 19 Visentin. È Visentin un altro di quei giocatori giovani. Che sta lavorando molto con Ciocca, ha migliorato tantissimo e sta dimostrando di stare ampiamente in questa categoria e forse anche qualcosa di più. Questa volta il tiro da tre ci va Chiappelli, anche lui come i precedenti tiratori da tre punti non è tanto fortunato, infatti non entra. Sull'altra parte del campo intanto ci sarà una rimessa in gioco in zona d'attacco per Pordenone, riceve palla il numero 9 Nobile per Ferrari, ancora per Nobile con la Marino, gli viene spoccato il passaggio. Entra Villani. Primo cambio per Gianluigi Garetti, che manda in campo col numero 10 Cristian Villani a prendere il posto di Michele Bay. Sporca la linea di passaggio Ruini, ma sporca anche l'attaccante di Pordenone, Nobile, anzi Visentin.
Rimessa di nuovo in campo la palla dei giocatori di Pordenone, Nobile in post basso per Colamarino, si gira. Supero. Litighiamo un po' con i rimbalzi, come... li stiamo toccando ma non li stiamo prendendo. Stiamo sporcando però non teniamo la maniglia, ci sfugge la maniglia. Ancora zona Lugo, ancora linee esterne di passaggio per l'attacco di Pordenone. La palla si ferma nelle mani e poi arriva dall'altra parte al numero 19, Visentin. Chiappelli, nel tentativo di sporcare la parabola, prende le mani del tiratore, che andrà quindi, Visentin andrà in lunetta per tre tiri liberi a questo punto. Visentin, che viene da Padova, è stato allenato anche da un allenatore che qua in Romagna è conosciuto, che è Friso. Sì, ultimamente sì. Si era allenato da lui. Quest'anno ha fatto la scelta di andare a Pordenone per trovare spazio a giocare con Gioca, che comunque Visentin ormai è risaputo. José di Padova. Chiappelli, Farioli tenta di partire in uno contro uno, poi si ferma. Fatica un po' ad arrivare la palla a Chiappelli, che viene scaraventato per terra. Poi nel tentativo di fermare la penetrazione di Nobile prende un pestone. Secondo fallo anche dei Chiappelli. Cioè, peggio di così non poteva andare. Pestone, fallo, costretto a uscire dal campo. Fallo subito, pestone subito, fallo. Pestone subito, fallo fatto. Visentini, lunetta per due tiri. Cioè, peggio di così non poteva andare. Nobile in lunetta. Nobile. Abbiamo il replay oggi, Non avevi annunciato che abbiamo il replay? Sì. E quindi approfittiamone. Abbiamo visto che il pistone... Siamo sempre meglio di Sky, ragazzi. Sempre meglio. Qua andiamo ad altissimi livelli. Ne approfitto per ancora una volta, non ho bisogno di farlo, ma lo faccio più che volentieri, la professionalità di questi ragazzi della Darky Production e della Mixami, che veramente ci offrono una qualità di servizio a 5 stelle. Sky ci fa una pippa. In che senso? Nel senso che 5 stelle superior. Ah, per quello pippa sta per superior, insomma. Superior, ah. Sì. In attacco Zambon, si gira. C'è da dire, non stiamo vedendo una gran bella pallacanestro, No, però le immagini sono limpide, grazie alla regia. Le immagini grazie a loro, però sono bellissime. La pallacanestro giocata in campo forse un po' meno, sono d'accordo con voi. Meglio le immagini squadre, di quello che si vede. Le due squadre faticano a trovare continuità di ritmo, continuità di soluzioni, fanno un po' a botte con se stesse, mi viene quasi da dire. Sì, stiamo... Mi viene anche quasi da dire che 4 punti in 8 minuti sono un po' pochini. Mi viene quasi da dire. 2-19, così. Infatti alla fine ci eravamo distratti un pochettino sul punteggio. 2-19 alla fine del primo quarto, 4 punti per Lugo, che se non vado errato sono stati messi appunto a segno da Bei e Farioli. Da Bei e Farioli nelle prime tre azioni, poi dopo nulla di fatto per oltre... Non abbiamo trovato buoni. Sì, non abbiamo trovato con continuità la via del canestro, ma nemmeno tiri puliti o particolarmente a ritmo. Quindi il punteggio, dicevo, a 2-19 fissato sulla 13 per Pordenone, 4 per Lorda Lugo, mentre ritornano in campo le squadre dopo il time out. Hai visto che passa anche il logo? Certamente, Lega Nazionale Pallacanestro. Mica pizze fichi, dire. Siamo proprio belli, belli e bravi. Soprattutto belli. Ruini non si intende con
Villani in questo dai vai, Ruini da una parte e il pallone dall'altra. Fortunatamente a toccare è una l'ultimo a toccare per ultimo il pallone è un piede di un giocatore di Pordenone, rimessa in gioco ancora per Lugo, viene intanto stoppato il tiro di Ruini. Velocissimo a oltrepassare in palleggio Ferrari, che cede poi a Nobile il pallone per un facile quindicesimo punto, 15-4 il punteggio. Farioli fa sportellate con Visentin, poi si gira, tira, prende il ferro, si lamenta con l'arbitro per un presunto fallo ricevuto dall'altra parte in post basso Colamarino, che cede il pallone per un tiro a Visentin, rimbalzo ancora per Lugo, schierata sempre a zona. Ci stiamo un po' troppo, ci stiamo dimenticando di un po' troppe cose, ci dimentichiamo il tagliafuori, ci dimentichiamo di prendere in basso, ci dimentichiamo di fare un blocco, ci dimentichiamo, siamo un po' distratti, superficiali. Forse staranno guardando il replay anche loro. Questa è una finezza, questa gliela passiamo perché è fine come l'oro, quindi... Fatto sta che scende Ruini, che finora non ha proprio brillato di luce propria, e ecco questo era il replay del tiro di Visentin. Vediamo anche il tentativo di prendere uno sfondo da parte di Villani, ma è riuscito, è stato fischiato invece il fallo che manda in lunetta. Sai che pensavo Ferrari. Fosse Legnani? È che è Villani appena entrato, è appena entrato Villani con quella barba mi inganna. No, invece era Villani, era Villani. Oh, hanno fatto un fischio. Questa volta a portare a casa il fallo per Lugo e Montanari. C'è anche da dire che è vero che è il primo vero fischio che fanno, ma è forse anche la prima vera attacco, penetrazione, esatto, con energie che è facciamo. È il primo attacco che cerchiamo di fare con un senso. Riceve Pedersini, poi un rapido giro sul piede perno e appoggio canestro per il sesto punto di Lugo. Qui il talento non è un'opinione, eh? Vabbè, è un dato di fatto. Pedersini del talento ne ha, tu lo sai, io lo sponsorizzo, ne ha da vendere a pacchi. Intanto Pordenone si gioca questi ultimi 40 secondi con un passaggio fuori per Nobile, che va al tiro rapido, bravi, tanti passaggi, muoviamo la palla, bravi, la transizione di Montanari, che bravissimo, resto, bravi con una magia nasconde il pallone che ricompare misteriosamente fra le mani di Villani, che già aveva problemi al collo e prende un'altra botta. Comunque non è un caso che abbiamo trovato qualcosa di buono facendo tanti passaggi a ritmo senza fermare mai la palla. Abbiamo palleggiato meno, abbiamo corso, abbiamo occupato le corsie, abbiamo giocato a palla canestro. A segno il primo tiro libero di Villani. Speriamo che il contatto subito anche abbastanza forte non gli abbia riacutizzato il dolore al collo che aveva manifestato già negli ultimi allenamenti di questa settimana. Andiamo a zona su questo gioco. Si mette in proprio contro la zona Colamarino, si mette in proprio e porta a casa il 20° punto con una tripla. 4 secondi alla fine. Montanari deve prendersi la responsabilità del tiro sulla sirena, cosa che fa, non è fortunato, e così finisce il primo tempo con il punteggio di Pordenone 20, Orva Lugo 8. Che dire di questo primo tempo, signori? Confusionario, direi. Cioè confusionario è l'aggettivo usato da Tiziano. Anna? Poca determinazione, poca.
apatici quasi. Apatici. Questa è l'unica cosa che secondo me non dovevamo vedere. Tutt'altro, anzi. Esatto. Posso aggiungere anche io un aggettivo? Certo. Pasticcioni. Sì, inconcludenti, possiamo metterli come vogliamo. E alla fine, sì, abbiamo fatto passare 10 minuti di... Cosa possiamo dire? Cosa possiamo migliorare? Tutto? Sì. Cosa c'è da salvare? Niente? Sì. Beh, cioè, secondo me da salvare la zona nelle rimesse, che un pochettino ci ha dato qualcosa. E, però hai visto che è l'ultimo contropiede. Esatto. Cioè, ha copiato l'ultima azione a zona, abbiamo preso una bomba perché siamo stati a guardare con la Marino che fa un arresto e tiro. Sai, però a differenza, prima siamo passati a zona sulle rimesse, eravamo pronti. Qui qualcuno chiamava due, qualcuno no, su un gioco chiamato da loro che mi è sfuggito, non ho visto cosa. Qualcuno si era dimenticato, come abbiamo detto anche prima, ci stiamo dimenticando troppe cose. Troppe cose. E ci siamo dimenticati, non siamo concentrati sulla partita. A mio parere dovrebbero cambiare le cose, perché mentre voi andavate con i vostri commenti, che condivido pienamente, ho visto un coach Galletti molto, molto arrabbiato con i suoi giocatori, e sicuramente delle inquadrature che si vedevano c'erano ben poche cose di cui era soddisfatto, e non ha mancato di esternarle in faccia ai giocatori. Quindi vediamo se questa sfuriata della coach avrà qualche risultato nella mente dei ragazzi in campo. Guarda, se c'è una delle cose che dà più fastidio a un allenatore è quello di dover arrabbiarsi con i suoi giocatori perché non fanno delle cose, perché alla fine tu sei un allenatore. Guarda, ci hanno dimenticato di prendere il rimbalzo adesso. Non abbiamo visto partire il tiro per prendere il rimbalzo, la palla è caduta per terra. C'è una squadra che vuole ancora lottare, si attacca al ferro per prenderla. E questa è l'altra cosa che un allenatore sicuramente gli scoppia il fegato. Vedere la sua squadra. Già oggi ci aveva la pressione alta, si gli scoppa anche il fegato. Cioè, stasera portare a casa con cucchiaino. Però voglio dire, alla fine. Ma siate fiduciosi, qualche cosa cambierà. Le partite si giocano 40 minuti. Qualche cosa. Però per adesso non cambia la zona di Lugo e non cambia lo schema d'attacco di Pordenone. Questa volta Ferrari commette in frazione di passi, regalando una recupero palla per Lugo. Infatti Ciocca stava dicendo ai suoi giocatori di fare molti più passaggi piuttosto che l'uno contro uno da palleggio. Muovere di più la palla per muovere gli uomini in zona, se non vado errato nell'interpretazione tecnica. Preso nella forbice fra Ferrari e Visentin Pederzini, che subisce fallo. Fallo di Ferrari. Il fallo viene fiscato a Ferrari, però come dicevo era una forbice fra i due. Come una pallina in un flipper viene sbattuto Pederzini, che intanto si appresta dalla linea del tiro libero al primo che va a segno. Riduce un po' il distacco in questo avvio di quarto Lugo. Si porta in questo momento a meno 10 sul punteggio di 20 a 10 per Pordenone. Il numero 17 Varuzza si incarica di portare palla in attacco, poi palla fra le mani di Ferrari, Colamarino ancora per il numero 17 Varuzza, che si mette in proprio, va al tiro, questa volta all'imbalzo c'è Leani, rischia di perdere il pallone, poi lo recupera Farioli che innesca la rapida transizione di Montanari, arresto e tiro. Giro sui talloni, palla verso il canestro, entra, altri due punti recuperati da Lugo, post basso per Visentin che fa spallate con Farioli, fuori per Varuzza. Visentin, fallo di chi? E Montanari.
stavo per dire, Disentì porta un blocco alquanto energico che scaraventa per terra Montanari. Qui sarebbe da rivedere. Da rivedere in replay questa azione. Non Ciocca. Rivediamo Ciocca, rivediamo in rimessa laterale, anzi da si incarica della rimessa laterale. Varuz. Bah, molto dubbio. Ma il replay ci dice che era quando però lui si è accusato. È normale che recupera intanto il pallone lungo con il ribasso di Farioli, ancora per Montanari, questa volta ad attaccare il ferro è Villani che prende il primo, chiama Farioli i suoi a fermare la transizione di Pordenone. Imprecisi anche i pordenonesi sotto canestro, non lo è invece Disentì. Non riusciamo a prendere un primo rimbalzo. Finta di tiro per Farioli, fuori per Pederzini, penetrazione, arresto, fuori ancora per Farioli, scarico per Villani, Villani da tre, ferro, rimbalzo di Disentì. Transizione di Varuzza, lenta, che consente il ritorno alla zona da parte di Lugo. Trova difficoltà Toscano a gestire questo attacco. Scusate, poi... ma di chi era Colamarino che era da solo? Cosa voleva fare Villani? Non ho idea di cosa stiamo cercando di fare proprio. Cioè... Piedi per terra per Colomarino che una volta sbaglia. Pensano di fischiare che c'è un uomo a terra o no? Mi viene in mente che la scorsa partita in una cosa del genere a noi hanno a Cento hanno fermato un contropiede perché c'era un uomo a terra. Qua se l'erano dimenticato. Ma non l'avevano proprio visto? No, forse sì. Credo che sia discrezione dell'arbitro fermare il gioco. Certo. E anche in teoria dovrebbe fermarlo se è una cosa grave. Sei giocatori alla fine. Passa a zona, chiama la zona Ciocca. Vedremo due, come attaccheremo questa zona. Già in questa prima azione Montanari per Pederzini si sposta, poi a palla sotto per Bay. Bay sbaglia il tiro, per poco non prende il rimbalzo d'attacco. Ma perché abbiamo fretta ad attaccare qualsiasi situazione? Perché è una caratteristica che ha sempre avuto questa squadra. Montanari vola Montanari a canestro. Due punti. Beh, devo dire che Montanari da quando è entrato ha dimostrato subito di avere forse quell'atteggiamento che ci aspettavamo un po' da tutti. Ha messo un po' di energia. Esatto. Cosa che cioè, uno su cinque di energia serve a poco. Legnani al tiro dalla lunga, primo secondo ferro e rimbalzo di Varuzza che viene giudicato falloso dagli arbitri. Ho temuto il terzo fallo di Bay. Bene, dimmi perché questo fischio. Secondo me non deve fischiare niente, perché non è fallo di Varuzza, Bay era andato a pigliare la palla con una mano e alla fine non era fallo di nessuno dei due. Rimessa di Legnani per il lontano Pederzini, pick and roll con Bay, ancora Bay riceve al centro dell'area, è sfortunatissimo negli appoggi, subisce fallo. Beh, ha dato una bella palla qui Montanari, Bay come al solito bravo a farsi trovare pronto a mantenere il vantaggio della sua posizione dentro l'area. Anche se un po' sfortunato negli appoggi, però essendoci il fallo sicuramente il suo tiro non è pulito, come non è pulito questo tiro libero. Strano, perché è un ragazzo che ha delle ottime percentuali. Sì, confermo, anche in allenamento raramente fa una 0 su 2, meglio farlo in partita
Sì, aiuta di più a dare fiducia in se stessi. Il pathos. Dobbiamo giocare con il pathos. Ma che squadra è il pathos? Il pathos è la squadra greca. La squadra greca. Greca. Della periferia di Atene. Ah, sì, la famosa la pathos Atene, sì. Dove ci ha giocato anche Faroukakis lì. Andropoulos. Bene, cos'è successo in campo? Intanto che noi sparavamo minchiate a destra e a manca. Preso fallo Montanari. Esce Pedersini, entra Bertocco. Vai là, suo ingresso sul parquet. Bertocco. È un 95, ce l'abbiamo anche noi. Esatto. Uno. Loro un po' di più. Loro qualcuno in più. Uno e più. Che giocano anche un po' di più. Sì. Addirittura hanno anche un 96. Vabbè. Prampero. No, di Prampero 95. 95 di Prampero. Di Prampero. Di Prampero. Nota marca di... Roma. No, perché c'era un vecchio giocatore di Pordenone che era di Pampero. Di Pampero. Tiratore micidiano, non so se è il figlio. Non so, lui ha fatto il settore giovanile a Treviso, poi è stato anche, mi pare, a Biella forse. Può essere. Intanto il solito ha girato già un po'. Montanari sempre sparato verso il canestro, fuori per Bertocco. Ha guardato verso il centro, non c'era nessuno. Bertocchino, puoi anche tirare al tiro, piedi per terra, lasciato libero per il tiro. Chiappelli, porta 18 il punteggio di Lugo, 27 per gli ospiti di Pordenone, a 4:30 dall'intervallo lungo. Passi. A Casale, non a Biella, mi è venuto in mente. Casale Busterlengo? Casale Monferrato. Ah, Casale Monferrato. Nobile e escono. È il 7. Il numero 7 è entrato in campo, parlavamo proprio di lui. In questo momento lo abbiamo chiamato sul parquet della Palabanca di Romagna col numero 7 di Prampero. Siete sicuri che non si dica di Prampero? Io ho sempre chiamato di Prampero. Vabbè, chiamerò di Prampero anch'io. Si lotta rimbalzo, Chiappelli alla fine alla meglio, scarica fuori per Bay che concede il pallone a Montanari. Bravo, finta di partenza per Bertocco che subisce fallo, andrà quindi lunetta per due tiri. Due personali per Bertocco. Magari oggi lui la sente un po' la partita, gioca con parietà, ha piacere anche di dimostrare insomma che non è, che la può fare anche lui la B2. Solo che oggi litighiamo un po' troppo col ferro, secondo me ci ha messo qualcosa. La telecamera ha spostato. Quando hanno messo su la telecamera ha spostato qualcosa nel ferro. Chiedo la regia. Mi fanno segno di no? Fanno segno di no, quindi siamo, siamo proprio noi. Siamo noi. Non possiamo neanche. È colpa del nano, mi dicono dalla regia che potrebbe essere colpa del nano. Ah. Me lo sei tu. Subito va al tiro di Prampero. Che dimostra certo di non essere timido. Montanari, era difficile questa da capire, questa era veramente difficile anche da prendere, però Galetti appresta, batte le mani, appresta, perché comunque secondo me stiamo dando un po' più di intensità. In attacco ancora Pordenone, il pallone fra le mani di Nobile, poi ancora di Prampero, trova ancora Nobile fuori, penetrazione, poi questo... una spallata a Montanari, tiro, rimbalzo, niente. Zentin, poi a due punti appoggiati. Qua siamo nella fase, va bene tutto. Al ferro. Continua con la zona Pordenone. Bertocco per Legnani. Bravo. Il pallone al taglio. Chiappelli.
Stanno subendo già la seconda, terza azione, che subiscono questi tagli centrali. Tagli centrali che vengono sfruttati in queste ultime due azioni, sono stati sfruttati molto bene dai ragazzi di Coach Galetti. Intanto sul campo siamo in ritardo su tutte le partenze di uno contro uno e su tutti i tagli verso la palla, non riusciamo ad andare a anticipare gli... Ciò che ha chiamato time out, si vede che ha da dire con i suoi, insomma, di fare un po' più attenzione contro quando si difende a zona, a questi tagli probabilmente, ma anche al movimento di palla un po' troppo semplice di Lugo. Il punteggio a 2:42 e 29-21, ha migliorato un po' le sue prestazioni al tiro la squadra di casa, che se non sbaglio aveva finito il primo quarto con solo 6 punti sul tabellone, se non vado errato, 8 punti sul tabellone. Di, finora abbiamo un 7 su 25 al tiro. Buono! E fatica così, andare avanti. 6 su 10 liberi, 1 su 7 da 3 punti. Però troviamo, troviamo il lato buono, abbiamo difeso, perché poi alla fine gli abbiamo lasciato 29 punti. Sì. Yes. Stiamo perdendo la gara a rimbalzo, 15 rimbalzi totali noi, 20 loro. E equilibrio nei falli, 10 a testa. Si riprende intanto a giocare, lo si farà con una rimessa per Di Prampero che trova Zambon, Zambon Di Prampero dalla parte opposta per Nobile, poi il pallone gira veloce, si ferma nelle mani di Di Prampero, che si dimostra anche un discreto tiratore da tre, perché mette sogno il suo primo tiro da tre. Sì, qui in questa azione ciò che ha fatto il Cristo di Rio de Janeiro, forse perché ha detto finalmente abbiamo fatto quel passaggio in più che ci ha permesso un tiro semplice. Palla difficile di Bertocco per Bay, ma l'ha però presa, l'ha presa. Poteva stare. Sì, sì. Lotta. C'è da dire che Bay tutto quello che gli passa vicino prova a prendere. Certo. Lui, sì, anche sì. Lui l'atteggiamento non gli manca, no, la grinta, la dedizione. Lui basta che vede un pezzo di palla e prova una a prendere. Secondo me non mangia. Il giorno prima della partita e il giorno della partita non mangia, per due giorni non mangia, quindi dopo arriva che vede vuole prendere la palla, tutto quello che vede lo vuole prendere. Che rientra intanto sul terreno di gioco Farouk Farioli. E il motivo? Credo che è uscito Chiappelli di sangue per un taglio. Beh, intanto continua a litigare col tiro libero. Siamo, se non sbaglio, un 0 su 3, un 0 su 4. Non bene, ma benissimo. Preoccupante la percentuale ai tiri liberi. In post basso il numero 18. Zambon fuori per Nobile, poi Di Prampero. Direi che è abbastanza intraprendente questo Di Prampero, si prende iniziative, tiri, i compagni hanno fiducia in lui. Cosa è stato fischiato? Deve mettere secondo. Ha fischiato nel fischietto Legnani su un tentativo di pressione allungata nella mattacampo difensiva di Lugo. Montanari si gioca un po' a flipper. 7 secondi per concludere l'azione. Vabbè, ma cosa c'è? Rimessa, esce dal blocco. Chi? Non c'è nessuno che esce dal blocco. Montanari si butta verso area. Il più piccolo sposta dalla sua traiettoria il più grande, ora in campo, che è il numero 18 Zambon. Ancora Nobile, poi a pallone per Zambon. Questo
la mania dei passaggi schiacciati, lo si può anche tirare verso il petto. Ma questa è, non so, no, bastava fare un po' più profondo il passaggio, perché non era una cattiva idea, era un po' corto. Sì, un po' più profondo ci poteva stare, però insomma un rischio comunque. Alla fine abbiamo bisogno di... Secondo me se sei in corsa e sprechi energia e forza nel passaggio, poi se lo effetti sbattendo la palla a terra, mi posso anche sbagliare. Vabbè, ci sono tante cose da leggere, ma alla fine non avevamo bisogno di perdere una palla, questo secondo me. Direi proprio di no. Questo Di Prampero, torno a ripetere, è molto intraprendente, si è già preso un bel numero di tiri. Montanari trova Bertocco, viene sbattuto prima da Ferrari verso Zambon, poi scaraventato per terra, andrà in lunetta per due tiri liberi. E adesso speriamo di fare almeno 2-2. Punteggio fissato a 25-9 dalla fine del primo tempo, sulla 23 per l'Orva Lugo, 32 per Pordenone. Rientra Visentini intanto a rilevare Zambon per questi ultimi spiccioli di primo tempo, che vede Bertocco in lunetta per due tiri liberi. Stessa sorte del compagno Bay. Abbiamo un 0. Quanto abbiamo i liberi, Anna? 6-13, 7-14. Buon 50%. Che non è male. Quasi come i miei under 13. Vabbè, ma quelli li alleni tu, quindi sono nettamente... No, non la palla piccola, per quello. Per quello. Nobile si prende un tiro con un arresto e tiro. Bella cosa. Con il palleggio del tiro, poi incredibile, Farioli regala fra le mani di un giocatore che, se non vado errato, era Visentin, la palla del 34-24. Qui facevamo canestro un po' tutti. Vabbè. Come palla al portiere. Ha detto provo un po' te a far canestro, vedere se ci riesci. 5 secondi ancora da giocare, punteggio 24 per gran Lugo. gran palla suggeriscono. 34 per assist perfetto. Rivediamo in replay intanto l'assist perfetto. Adesso vorrei sapere in tutte le società che fanno A1, A2, B1, B2 se hanno il replay. Noi abbiamo il replay, su cui era in quadrato in questo momento lo sponsor, uno degli sponsor del Orva Lugo, la Edil Più, che offre questa diretta streaming, lo ricordiamo. No, la Rai ce l'ha il replay, però ti fa vedere quello della partita prima. Sì, ma non ha questa qualità. No, arrivano un po' in ritardo, sono un Diti, po' macchinosi. Fra l'altro, riprendi tanto il gioco, si pasticcia, riesce comunque Farioli a tirare sulla sirena e il punteggio si ferma sul tabellone per l'intervallo fra il primo e il secondo tempo. Udine, Pordenone 34, Orva Lugo 24. Che dire di questo primo tempo, signori e signori? Bene, in difesa abbiamo tenuto, abbiamo regalato qualcosa in attacco, però sicuramente si può fare meglio. Le nostre percentuali pessime, forse anche la qualità dei nostri tiri, quindi delle scelte, non è stata delle migliori. Quindi dando appuntamento per l'inizio del secondo tempo di questa Orva Lugo Pordenone ai nostri appassionati, arrivederci fra qualche istante.
Bentornati alla Pallabanca di Romagna per il secondo tempo fra i paradori di casa dell'Orva Lugo e gli ospiti di Pordenone. Il primo tempo si era concluso sul punteggio di 34 Pordenone, 24 Orva Lugo. Sta per iniziare il secondo tempo, un primo tempo a dire la verità non molto bello, sia dal punto di vista di quello che si è visto in campo, sia anche dagli schemi, dalle giocate che i giocatori hanno messo in campo, abbastanza faringinose. Non sì, so neanche io trovare i termini adatti per definire un primo tempo non certo bello. Potremmo stare qua a parlare mezz'ora di queste cose che non abbiamo visto. Adesso speriamo che... Ma almeno... siamo convinti che il secondo tempo sarà tutt'altra cosa. Pedersini ci crede, fuori per Chiappelli, va al tiro da tre, si lotta a rimbalzo, poi c'è il fallo del numero 7 pordenonese di Prampero. No, è fallo di Bay. Bay. Ah. Fallo di Bay che ha sdraiato di Prampero per andare a rimbalzo. Comunque di Prampero c'entra, sì. Ha subito il fallo, direi ottimo l'approccio alla partita di questo ragazzo del 95 che dimostra personalità sia nelle giocate che nel tiro. I compagni ci credono e lo spingono a farlo. C'è il recupero di Lugo con passaggio schiacciato per terra per Ruini da parte di Montanari, che riceve ancora, cede ancora Ruini, linea di fondo, arresto, poi schieramento a zona per Pordenone, viene trovato in post basso. Finalmente abbiamo fatto 4 passaggi. Sì. 4, bravo. Guarda che... Cosa rara di questi tempi. Tant'è che c'è il primo fallo di questo secondo tempo da parte di Pordenone, che concede una rimessa in zona d'attacco a Lugo. Si sta incaricando dopo il cambio effettuato da coach Ciocca, con il rientro in campo del numero 17 Matteo Varuzza. Rimessa in gioco per di Ruini per Montanari, pick and roll con Bay, scarico per Pedersini, penetrazione, riscarico per Montanari, tiro e non canestro. Conseguente azione d'attacco di Pordenone, Varuzza, pick and roll col numero 18, Zambon, fuori, trovato, libero, sotto canestro. Sono stati bravi Zambon, perché dalla transizione non hanno mai fermato l'attacco, sia col palleggio che col passaggio, col movimento senza palla. Sono stati bravi in questa azione. Ruini ha la possibilità di mandare questo siluro dalla linea dei tre punti verso canestro, che non ha successo. Ancora Varuzza a gestire questo attacco, c'è pressione sulla palla da parte di Lugo, se ne libera bene Varuzza, consentendo questo attacco poi per il numero 9 Nobile, che perde la maniglia nel palleggio, la palla gli scivola a fondo campo, rimessa di Ruini per Montanari. Ma in transizione difensiva stiamo correndo dietro la palla e non ci accoppiamo mai con nessuno. Ruini fuori per Pedersini, poi c'è il rimbalzo di Chiappelli che recupera all'errore di precedente di Pedersini, porta a casa 2 punti, sempre in doppia cifra in vantaggio di Pordenone. Bella giocata questa, mi sento di dirlo, bella giocata. Sì, diciamo bella giocata, ma brutta difesa. Vabbè, c'è bella la giocata, qualcosa di brutto ci sarà, in questo caso purtroppo era la difesa di Lugo. Pedersini dall'altra parte del campo mette segno 2 punti per il 28-38 in favore di Pordenone, dopo 3 minuti dall'inizio di questo terzo quarto. Matteo Nobile, non teniamo uno contro uno, non teniamo un contatto, non teniamo niente, direi.
Pedersini, palleggio dentro la schiena, palleggio davanti, arresto, tiro e canestro. Sempre 10 le lunghezze da recuperare per Lugo, poi a Pedersini nel tentativo di portare palla, a portare via palla Varuzza, commette fallo, se ne accusa prontamente. Pedersini, primo fallo. Rimessa da metà campo per Vittorio Nobile a favore di Varuzza. Braccato da Pedersini, Montanari scarica verso Nobile, ancora si arresta il palleggio, poi cede a Ferrari che indirizza il pallone verso canestro, balla sul ferro ed esce. Pedersini per Beia, trovato libero sotto canestro da Pedersini, mette a segno, riduce le distanze sotto la doppia cifra Lugo, 32-40, 6-16 da giocare in questo terzo quarto. Rischia di perdere palla Varuzza, triplicato poi raddoppiato, credo che sia il terzo fallo esatto di Montanari, per Montanari terzo fallo. La cosa che stiamo subendo di più è la loro transizione offensiva. Sono bravi a dare la continuità. No, poi non vedi, giocano solo pick and roll con pick and roll, blocco e riblocco, e noi alla fine non riusciamo mai a copiarci nel modo giusto. Se poi pigliamo degli uno contro uno così. Velocissimo nel far girare palla, l'ultimo ad avere la possibilità del tiro è Varuzza che non sbaglia dalla media. Dall'altra parte Bey, Montanari, Pedersini trovato Beia, in taglio verso il canestro. Questa volta il taglio del lungo lughese viene pescato alla centro area, non ha difficoltà a mettere a segno questi due punti che riportano ancora a 8 punti il distacco. Nobile fa saltare Pedersini che alla fine riesce a controllare per un soffio il corpo non commettendo fallo. Dall'altra parte il fallo invece è del numero 14 Michele Ferrari. Nobile si sta chiedendo del perché non devono fischiare questo fallo. Montanari lascia il campo, entra Legnani, Montanari gravato di tre falli, viene richiamato in panchina da coach Galetti. Ruini gira attorno al blocco portatogli da Chiappelli, poi prende il ferro e non la retina. Velocissima transizione di Nobile. Nobile per Ferrari che subisce il fallo di Ruini. Secondo fallo. Metà del terzo tempo. 42 Pordenone, 34 Lugo. Rimessa in zona d'attacco. Questa volta non siamo andati a zone. No, forse... Rimessa in gioco ancora per Pordenone, si libera dell'avversario Chiappelli. Forse Ferrari. Era meglio andare a zona. Velocissimo comunque dall'altra parte, recupera Pedersini. Ancora Ferrari a cercare la penetrazione. Non è fortunato nell'appoggio. Beia invece dall'altra parte. Mette dentro questo pallone velocissimo in transizione, subisce anche il fallo e andrà in lunetta per un possibile gioco da tre punti. Speriamolo, perché fino ad ora ha uno 0 su 4 ai tiri liberi. Quindi. Finalmente siamo riusciti a correre, abbiamo fatto due azioni di contropiede dove ci siamo passati la palla rapidamente, abbiamo trovato canestri facili, da entusiasmo, divertimento, cambiamo faccia. Stessa sorte degli altri quattro precedenti tiri liberi, anche il quinto. Non si vuole rovinare lo zero sui tiri liberi. Tenta l'anticipo Pedersini, scarico per Nobile, tiro da tre, rimbalzo lungo per Ruini.
velocissimo Pedersini, morbido a canestro, morbido anche l'approccio di questo tiro che sbatte sul primo ferro. Fallo di Chiappelli. È il terzo fallo. Terzo fallo per Chiappelli. E siamo in bonus. Già in bonus Lugo, quindi in unetta Zambona per due tiri liberi. Il solo Beia rimbalzo, ora arrivano anche gli altri, arrivano Ruini e Chiappelli, arriva anche la numero 14 Michele Ferrari per questo secondo tiro libero. Dal replay si vede che aveva la palla proprio Chiappelli, quindi non so come abbia fatto a far fallo. No, difatti, e poi era in salto, è andato a prendere la palla, non è che aveva contatti o chissà cosa. Legnani, Bei sul gomito alto della zona d'attacco lughese, fuori per Bei, finta il tiro, poi attacca il canestro, attacca anche il ferro. Grande anticipo di Chiappelli, sfortunato in questa circostanza il lungo lughese, il pallone gli sbatte sui piedi ed esce. Intanto rientra sul terreno di gioco Farucca Farioli ad alzare un po' il quintetto di Lugo. Nobile attacca Pedersini che gli resiste, poi Di Prampero. Questa azione è proprio il fischietto, non l'abbiamo voluto pasticcio, usare. Poi fallo di frustrazione da parte di Di Prampero su Ruini. Classico fallo di frustrazione dopo aver sbagliato un passaggio per i compagni al centro dell'area lughese, commette fallo sul recupero di Ruini. Ci sarà rimessa per Lugo. Intanto gli arbitri a colloquio con Pedersini. Poi si va a colloquio con Galletti. A dire che si è tuffato. Si è tuffato, ha fatto il numero. Beh, d'altra parte l'area pitturata è blu, il tuffo ci sta, dai. Reminiscenze da piscina. Ho detto una cazzata, va bene, non ne dico più. Riprende il gioco con Legnani per Ruini. Doppio blocco sui gomiti d'area, poi Chiappelli un fischio. Porta a casa questo fallo. Come fa uno a definire questo metro d'arbitraggio? Cosa diresti tu, certo? Direi che è un metro che cerca di andare. Segui il gioco, non è che lo determini, segui il gioco. Cioè, quindi ogni tanto un fischio, ogni tanto no. Per i giocatori è difficile adeguarsi, però. Cioè, se non no, sai. Non ti adegui perché. Questa volta hanno fischiato, la volta precedente no. In una situazione quasi simile non hanno fischiato, quindi a mio modestissimo avviso, senza voler criticare per carità gli arbitri, non stanno determinando una linea di condotta per cui tu puoi fare questo e non puoi fare quest'altro. I falli ci sono stati e li hanno fischiati, quell'altra volta non l'hanno fischiati, quindi... Vabbè, abbiamo la palla per andare a meno 4. Intanto zitti, buoni zitti, buoni. Muti. Senza strafare. Zingarati in area, poi cede a Chiappelli, fuori per Pedersini. Vuole il blocco, portatogli da Chiappelli, si sposta sulla linea di fondo, torna verso il centro, viaggia sul piede perno, svitamento all'indietro. Troppo ferma la palla, troppo quarto di campo. Passi
Buon fischio questo, questo è stato un buon fischio. Sì, perché è atterrato e poi ha fatto quel passo che ha indotto l'arbitro a fischiare. Questo si è visto anche dal replay. Bravo Sergio, tu vedi il replay prima di noi. Ruini, Ruini, bella prova palla di Ruini. Perila, meno 4 a 2.28. Stiamo arrivando un pezzettino alla volta. Con pazienza, sta recuperando. Si è anche acceso il pubblico. Voi non lo potete vedere, ma è pieno di bandierine sugli spalti. Bandierone. Banderona bianco-verde sugli spalti. Direi bandierone, non bandierine. Stile Fossa Fortitudo. Ancora difficoltà in attacco per le maglie un po' più strette della difesa lunghese per i giocatori di Pordenone. Poi c'è con ancora 9 secondi da giocare al termine dell'azione questa rimessa in attacco per Pordenone. Fatica a trovare, trova lontano da canestro Di Prampero. E però la palla gira bene. La palla gira bene, arriva sotto. Farioli come ai vecchi tempi ha fatto uno dei suoi zompi. Come ai vecchi tempi, se come è rinato con la primavera e ha fatto questo zompo. Rifiorisce e rizompa. Di fare fallo a 0,5 millesimi di secondo dalla fine dell'azione, direi un capolavoro. Non un'idea da premio Nobel questo fallo, perché appunto mancavano spiccioli di centesimi di secondo alla fine dell'azione d'attacco per Pordenone, che manda in lunetta per due tiri liberi. Infatti Legnani sta dicendo con l'arbitro, guarda che si è buttato lui con... Varusa non sbaglia il primo. Vabbè, dobbiamo ricominciare a limare punto su punto. Non sbaglia neanche il secondo. E Ruini conduce questo attacco. Farioli, Pedersini, ancora Ruini, blocco pick and roll con Farioli, poi palla del tiro da tre per Chiappelli. Poi si lotta. Cosa gli è venuto in mente a Chiappelli in questo? Se lo sentiva. Cosa ha visto? Se lo sentiva. Se lo sentiva. Dobbiamo dire. No, perché era marcato, era lontano. È uscito con la convinzione di questo è mio e me lo prendo. E l'ha preso. Sì, ha preso il tabellone, punto. Già è una buona cosa. Ha preso lì la scritta Lega, l'adesivo. Vabbè, buono. Però se lo sentivo, io amo i giocatori che se la sentono. Vabbè, parliamo di pallacanestro. Potrebbero esserci mille doppi sensi. No, no, senza doppi sensi. Varussa gira attorno al blocco, poi a Legnani litiga letteralmente. Però alla fine Legnani ha fatto fallo, ma se non fischiano questi blocchi in movimento diventa... Questo mi sembrava anche a me in movimento. Mi sembrava aver aggiustato bene un po', bene il blocco. Sì. Adesso abbiamo un altro richiamo alla panchina. Richiamiamo pure. Perché cosa ha richiamato, scusa? Non si è capito. Perché parlava... Perché parlava Pedersini, ad alta voce. Perché Pedersini abbracciava il coach. No, perché parlava ad alta voce. Ci deve sussurrare. Ah, questo è il replay dei passi di prima. Visentini in lunetta per il secondo, va a segno il secondo, ripiomba a meno 7 Lugo. Arriviamo lì, però non abbiamo la forza, la continuità di ribaltare questo punteggio. Bah. Se possiamo rivederlo eventualmente con calma. Ah, con calma però. Ancora in attacco Pordenone con Nobile. Mi sa che Nobile non finisce la partita, ce l'hanno un po' tutti con lui. Attacca. Qua però sta succedendo. Qui sta succedendo di tutto. E cos'è tirato fuori l'arbitro?
sta chiedendo al all'arbitro collega. Che buono canestro. Ma che canestro? Ma c'è stato il canestro? Ma c'è stato il canestro? Chi l'ha visto? Ma chi ha dato il fallo? E perché? Bene, districato anche questo. Ha dato buono canestro dopo che aveva fatto fallo sulla partenza, ha fatto tre palleggi. Dato buono canestro, tiro aggiuntivo della 3 e ripiombiamo a 10 punti con una discutibile fischiata. Legnani fuori per Farioli, Farioli attacca il suo marcatore, in questo caso Visentin, poi il tiro dei lughesi non ha fortuna neanche il tiro da 3 di Prampero. Non abbiamo neanche fortuna a rimbalzo. Questa volta ad attaccare il numero 17 che scarica ancora per Di Prampero, scarica ancora per... No, ma noi stiamo facendo un album di fotografie di quello che fa Pordenone. I famosi selfie noi li facciamo direttamente in campo. Cosa si sta facendo sul terreno di gioco? Di tutto un po', si sta vedendo di tutto un po'. Praticamente ragazzi, da un possibile meno 4 col tiro sbagliato, no, di Pedersini, siamo andati a meno 10 in un secondo di nuovo. 1.42, no, scusate, quanto manca alla fine? No, è finito il quarto. Manca 1.30 all'inizio. Mi sono del dormito quarto, la fine del quarto. No, comunque, è meglio ecco, così. Guarda, questa qui è l'azione finale. Dopo non so che appalli è successo che si è palleggiato sul tallone, sì sul tallone, no, quindi dicevo da un possibile meno 4 con quel tiro spalla canestro di Pedersini ci siamo un po', come dire, concentrati quasi più su Nobile che sulla partita e quindi siamo ritornati a meno 10, cosa che anche quest'anno si è visto parecchio, le distrazioni di cose che non riguarda la partita o la pallacanestro, troppo spesso quest'anno ne abbiamo viste. Non solo abbiamo visto troppo spesso, ma è una costante che riusciamo ad arrivare a recuperare degli svantaggi, poi arriviamo a qualche punto e buttiamo via per 1001 ragioni, a volte anche non imputabili agli stessi giocatori, ma cose strane che succedono in questo gioco, e poi dopo ripiombiamo in doppia cifra di vantaggio. Sai, questo continuare a rincorrere alla fine ti sfibra non solo nel morale ma anche nelle forze, nella lucidità. C'è da dire, Sergio, che in campo però ci vanno i giocatori, sarebbe l'ora finirla di questi alibi che sembra sempre che sia colpa di qualcuno. No, ma io non sto dicendo che sia perché colpa, perché alla fine di anche loro si devono pigliare le loro responsabilità. Certo. E quella di oggi secondo me è una responsabilità, certo, loro, certo. Non possono... infatti abbiamo parlato appunto di distrazioni dei giocatori, no, che sono loro che si creano delle distrazioni. La distrazione può essere una volta, quando hai un campionato di distrazioni la cosa diventa sospetta, sì. Qualcosa c'è che non va. Comunque è iniziato l'ultimo quarto di questa partita con Pordenone in attacco, anticipa questa volta il passaggio a Chiappelli recuperando palla, Ruini dall'altra parte per Farioli, si arresta, trova ancora Legnani, pick and roll, passaggio schiacciato a terra di Legnani per Farioli, anche qua finalmente transizione, due passaggi, cose semplici. Perché non sono due tiri questi? Perché questi non sono due tiri? Secondo
ma eppure sembrava nettamente a canestro anche dal replay. Beh, stava andando, che dove vuoi che vada, in centro a Lugo con la palla. Il discorso che facevamo prima, quando hanno fischiato il fallo di Pedersini sulla partenza in palleggio, sì, hanno dato buono canestro e tiro aggiuntivo, qua invece non hanno dato. Vabbè, quello che dicevamo prima, è un metro un po' confuso. Finalmente ha rotto l'uovo Ruini. Quanti punti? È il primo canestro. È il primo, due punti? Sì, ha rotto l'uovo, ha rotto lo zero. Dai, era carina questa, sorrisi. Sì. È vicino a Pasqua, è giusto che non rompa le uova. Pasqua, viene fuori il Pulcino Pio adesso, che sicuramente alleggerà sul campo. Cerca anche di recuperare un pallone Ruini. È corso l'arbitro perché ha visto una reazione molto strana di Ruini, ha cercato di anticipare tutte le questioni che sì. Bravo l'arbitro, perché la partenza di Ruini con gli occhi iniettati di sangue. Rientra collo dritto Villani. Era un po' che non si vedeva sul terreno. Abbiamo recuperato palla in 5 secondi. 8:53, Orva Lugo 44, Pordenone 52, con Ruini per Farioli, Sportellate a guadagnare il centro area, calcetto di Farioli, due punti in saccoccia, poi Leiani recupera la palla e lancia il contropiede, riesce a controllare la palla Bertocco, che cede a Ruini. Prendiamo fallo, bene, dai. Il canestro porta a casa un fallo che almeno vediamo un po' di bagarre. Sì, rianimiamo la partita, dai. Spirito. Legnani si incarica di questa rimessa per Ruini, immediatamente il suo tiro. E il Pulcino Pio va di nuovo a canestro, ha rotto prima l'uovo e adesso nessuno fermerà il Pulcino Pio. Chi l'ha mandata fuori? Chi l'ha toccata? Loro. Nobile a rilevare sul terreno di gioco di Prampero. Sì, era chiaro il fallo, insomma. C'è il fallo di chi? Prima di Prampero nel replay. Ah. Sì, perché ci siamo, abbiamo il replay. Bagar. Recupera palla, Bagar. Bertocco porta a casa un fallo sul raddoppio contemporaneo di Varuzza con Nobile, a commettere fallo è Nobile. È il terzo, se ne fa altri due non sarebbe male. Ah, ma va bene anche due schiaffi, va bene tutto. Prendesse anche un tecnico. No. Dai, parliamo di Villani, basket. Villani a gestire la palla, non sa a chi darla. Poi riceve Farioli. Direi non una bellissima cosa, ma... Farioli in percussione, non trova il canestro. Più che altro non stiamo costruendo per fare queste cose, ci stiamo andando così, per iniziative personali. Stiamo provando, sembra che stiamo facendo gli esperimenti. Sì. Non... Stiamo giocando più sui nervi dei giocatori, forse, che sul. Non lo so. Sulle nostre certezze di gioco, ecco. Colomarino, pick and roll, poi attacca il ferro, trova il palo. Lo spigolo del tabellone, poi Toscano commette fallo ancora su Bertocco. Time out Ciocca. Ciocca corre ai ripari, vuol parlare con i suoi di questo momento negativo che ha concesso una mini break Lugo, che la riporta sotto anche perché siamo a tre punti nel punteggio, solo tre punti a questo punto
Sì, diciamo che si sono fatti anche loro un po' prendere dalla nostra mania di magari affrettare qualche cosa, di non costruire ma di andare un po' sulle iniziative personali. Quindi diciamo che li stiamo un po' facendo giocare male noi, in qualche modo. Sì, anche poi sai, abbiamo alzato un po' l'intensità in difesa, molto probabilmente adesso stiamo mettendo un po' più le mani addosso, stiamo andando più a cercare a chiudere gli spazi, ma è quello che dovevamo fare dalla palla a due. Poi bene, basta l'ultimo quarto per vincere la partita, bene, facciamolo. Si riprende il gioco con possesso di palla per Legnani. Sulle mani abbiamo, beh, almeno abbiamo il DJ. Abbiamo DJ Atos, DJ Atos a musica, bravo, però, dai. Il pubblico a incitare i propri Beniamini. Sulle mani, Bertocco involontariamente concede una palla a Farioli, che tanto incredibilmente riesce a inviarla verso canestro. Buona palla di Bertocco. Buona palla, sì, sì, sì. Subisce anche fallo Andrei Lunetta per un possibile gioco da tre punti che porterebbe in parità. Porterebbe. No, no, noi sui liberi non vogliamo rovinarci le medie. No, no, meglio non fare canestro sul libero. È lì. No, no. Ah, peccato, peccato. Ha rovinato tutto. È carino questo. No, abbiamo superato il 50%, siamo appena al 53%. No, troppo. Bene, dopo ci montiamo la testa. Raggiunto il pareggio. Comunico dalla regia che Farioli ha un solo fallo. Eccoci. Cosa è successo? È successo che Villani non ce la può fare. Io Villani scusatemi. Stanno giocando in quattro. È già la seconda volta. Gli hanno staccato il collo anche stavolta. E tutti si vede che guardano dove c'è il cerotto giallo e picchiano lì. No, ha sbattuto un po' la testa da solo. Però credo. Gli danno delle legnate. Forse non ha tenuto. Sembra un fallo riusciamo a capire che cos'è. Ecco, adesso lo vediamo dal replay. È caduto all'indietro, probabilmente ancora il suo dolore al collo non è sistemato, adesso gli girerà la testa. Gli gira la testa. Intervengono i sanitari. Non c'è il dottore? C'è il superfisio. No, c'è anche il dottore, perché ci deve essere per forza. Però di solito se uno sbatte la testa. Ah, c'è la Croce Rossa da dietro che pensa. Eccolo, arriva con la borsetta. C'è anche il dottore, per forza di cosa. È qui. Apre la borsa e via. Apre la borsa. E via un siringone. No, tutto a posto. Dobbiamo fare qualcosa. Il fumetto dice campo. Andiamo fuori dal campo. Bisogna insegnare però a questo dottore che il viola a teatro e sul parquet porta sfiga. No, in panchina no, il viola. Cosa vuoi che gli darà il dottore? Un punturone. Un po' di ghiaccio. Un po' di ghiaccio. Vai di punturoni. Intanto si riprende a giocare con Lugo in attacco. Possiamo per sopra, Ruini. Sergio. Abbiamo la palla del sorpasso. Oppala! No, era troppo facile. Non trasforma. Noi non ci piacciono le cose facili. No. Il Pulcino Pio stavolta non mette a frutto la sua buona penetrazione. Quarto fallo di Legnani. Quarto di legno? Yes. Quarto fallo. Questo non buona notizia. Non buona notizia. Ci abbiamo ancora Pedersini in panchina con due falli. Bertocco. Bravo Berto, antisportivo. L'avevo detto che Nobile fa fatica a finire la partita. L'avevo visto un po' troppo nervosetto. Porta a casa Bertocco questo
fallo intenzionale da parte di Immobile, il suo quarto fallo. Cioè, in panchina ci sono ancora Montanari, Pederzini, Bay, quindi voglio dire Legnani. No, è... ma ci roviniamo le medie. No. Sale vertiginosamente la percentuale sul tiro libero. Ecco, allora sì. Adesso siamo ritornati in... al 53%. 53%. Siamo rimasti, già è qualcosa. Bene. Vediamo bene di non arrivare al 60. No, al 60 bene, dopo bene. Rischiamo di vincere la partita con 60%. No, con 60 vinciamo a mani basse. Volevo dirvi anche che c'è un buon 2 su 13 da 3, se vi interessa. Va bene, anche quello fa brodo, va bene. Ma troppo facile, ragazzi, vincere con un 40% da 3, con un 90% dei tiri liberi. Cazzo. Cosa ha fischiato? Si accusa del fallo. No, che è andato fuori. È andato fuori. Ha scivolato il piede solito sulla linea laterale. Mamma mia, O è stato ciò che ha spostato la linea. Sì. Che palla persa, però. Però sai, quelli sono quelli. Però siamo sopra di uno. Esatto, e stiamo zitti, che è l'imponderabile. È un grande Bertocco. Palla Bertocco. Oh, mamma mia, redagliela che vuole la bomba, non gliela dà. Non gliela diamo, non alza gliela le mani diamo. Per chiamare il passaggio Bertocco, ma nessuno mi verrebbe bene, da dire. Non dire parolacce. Non dico parolacce. Poi adesso dietro la schiera per Bertocco, finta il tiro. Avanza, resta il tiro. Pregevole lettura ed esecuzione di Bertocco in questa sua azione. Se la cavalchiamo Bertocco che è in trance agonistico. Difendiamo. Gollo eccolo Marino, poi cercano di perdere palla Chiappelli e Ruini, non ci riescono, supera la metà campo Ruini, Chiappelli, Legnani, Farouk, Bertocco, pazienza e gioco, bravi. Ragazzi, ma perché ci mettiamo a giocare solamente? Sergio, Bruno, stiamo cercando di vincere la partita. Adesso pigliamo quello che c'è, dopo possiamo stare a parlare delle ore. No, ma sta. Sì. E abbiamo il miglior marcatore in panchina che è Pederzini. Accetto. Allora lo fate apposta. Chiunque adesso vuole rovinare le medie. Cioè, rischiamo di oltrepassare il 60%. No. Questo non ci voleva. Un 2 su 2 di Chiappelli. Ci sta rovinando tutto il nostro sapere a finire in niente. Addirittura parte il coro della tribuna, ragazzi, siamo carichi. Sulle mani. E Bertocco sta aiutando su tutto e su tutti. Bertocco è transagonistica, Bertocco. Non so se è trans o confusione, perché non si è ancora capito. No, è transagonistica, ragazzi. Sta andando ovunque, ma non nel posto giusto. Sta difendendo per chi sta guardando. È un generoso. Tre guardano e due difendono, insomma, c'è un Bertocco che sta chiudendo tutti i buchi difensivi. Bene. Trans agonistica oppure confusione agonistica, non ha importanza. Sputa la testina e c'è Bertocco, sputa Bertocco, dappertutto. Ci mancavano un po' di cavolate. Gioco della talpa mi piace. Ti è piaciuto il gioco della talpa? Chiude tutti i buchi. Chiude tutti i buchi. E siamo sopra di 5. Com'è possibile? C'è qualcosa che non mi quadra. Ancora con Pederzini in panchina. E la percentuale da 3, Anna, cosa mi dici? No, è rimasta 2 su 13. Non esageriamo adesso. No, quella non la roviniamo. Abbiamo rovinato i liberi, ma quella per carità di Dio non roviniamo la percentuale del ben. Dobbiamo mantenere le 2 nostre 2 su 13, che percentuale all'incirca? Qua, Villani almeno il collo lo muove. Legnani, Ruini, attacchi il canestro. Poi si ferma, scarica per Legnani che attacca il centro area, scarica per Bertocco. Bertocco. Due tiri liberi per Bertocco. Bertocco indiavolato.
Mancavano 4 secondi, ovviamente è ciò che è indiavolato, anche perché stavano facendo solo dei gran penetre, scarica, cioè non penetre tir. Vabbè, ormai Sergio, rovinate. Ormai abbiamo rovinato. Ma io sono contenta per Bertocco. Per Nicolò molto. Moltissimo. Io sono dispiaciuto per la media. Stiamo rovinando. No, la media ci dobbiamo accontentare, però vabbè. Finché la rovina Nicolò va bene. Pordenone in attacco, trovato Colabarino, fuori per Ferrari contrastato da Chiappelli, poi un tap-in di Ferrari porta a casa i due punti. 3:50 da giocare, 59 Lugo, 54 Pordenone. Ruini si mette in proprio e il Pucino Pio ancora una volta sbaglia. Dai, non lo chiamare Pucino Pio. Ma io lo chiamo affettuosamente. Buon tiro. Io non buon tiro per... lo chiamo con molto affetto, per carità di Dio. Non so se cioè era un tiro che voleva essere un tiro, ho visto un compagno che aveva vantaggio dentro l'area, ma non aveva. Era uscito corto. Era comunque aperto. Sì, sì. Noi qui non eravamo per niente accoppiati, parliamone. Bertocco ancora, attenzione, palla a Bertocco. Farouk. Finta di handoff, mamma che partenza dura. Linea di fondo per Chiappelli. E qui regia cara, se mi permette. Questo un è replay, un gesto atletico, gradirei. incredibile gesto atletico di Chiappelli. Bel canestro di Zambona. Poi Zambona tira fuori dal cilindro questa magia. Sì, è stata anche una bella palla. Sì, una palla girata verso il ferro da molto da posizione. Bravo, difficile. Dai Nicolò. Va bene, prende il ferro, il tiro ci stava, era libero. Accoppiamoci. Per carità, accoppiamoci. Troppo facile. Corre i ripari. Dopo questo canestro, coach Gallo si è riavvicinata pericolosamente nel punteggio a Pordenone. 2:31 dalla fine, 61 Lugo, 58 per Pordenone. Un solo possesso pieno di vantaggio per Lugo. Ecco la penetrazione di Chiappelli. Ha salticchiato qua. Grazie per il replay della regia. Ringraziamo. Dai, facci un segno. Grazie. Abbiamo perso la bobina. Va bene, direi che insomma che l'abbiamo messa in carreggiata, l'abbiamo rimessa. Siamo sopra anche di 3, potevamo essere sopra anche di 6. Siamo un po' troppo leggeri nella transizione difensiva, tuttavia in attacco ci stiamo abbastanza cercando, nonostante non siamo un quintetto particolarmente talentuoso in attacco. È rientrato Pederzini e vediamo cosa succede al posto di Bertocco. Questa forse perché per il finale di partita, forse. Vabbè. Sulla carta ci sta. No, tutto ci sta. Sulla carta ci sta. Vediamo cosa pensa di fare Fabio Ruini. Stava per scadere il tempo. Una penetrazione con dobbiamo tiro. Dobbiamo tenere questa azione importante. Questa azione bisogna importante. Recuperare questa palla. Si schianta sul blocco Pederzini. Passi. Infrazione di passi per Toscano. Non li ha fischiato, li ha fatti. No, questa volta molto corretto. Quanto ne capisco no, io. Certo. Lui dice che ha fatto un salto. Onestamente poco, però. Mi sembrava passi netto. Quinto Ruini. Fallo di Nobile, te lo scrivo. No. Ruini glielo fa fare. Chiappelli, Farioli. Però fanno cambio. Legnani. Da Legno, un'astuzia.
Legnani mette segno, due punti. Il capitano a 24 carati, due punti d'oro. Stiamo lì, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Io apprezzo sempre i tuoi Swarovski. Fallo di... Questa volta il fallo è di Chiappelli. Importante che non abbiamo preso canestro. Vediamo se adesso sul quinto fallo fa rientrare Bay. Bay è pronto. Guarda che alla fine riusciamo a finire con un, comunque con un quintetto tosto. Nonostante i problemi di falli o di infortuni. No, conta che abbiamo giocato la partita senza Villani a rotazione. Che per noi non è poco. Il di Villani che ha dato qualcosa in più Nicolò oggi. Ma anche Legnani mi viene da dire. Anche Legnani, vabbè, Legnani il suo lo sì, è sempre un generoso. Parliamo però... sempre del secondo tempo però. No, il primo tempo dove non c'eravamo noi. Ecco. Il primo tempo io non l'ho visto, e direi nel secondo tempo tanto anche da Farioli, cosa non è stata sempre scontata purtroppo durante l'arco della stagione. Va bene anche Fabio, sì diciamo che tutti hanno fatto quel qualcosa in più che ti puoi aspettare da questi giocatori. 1-17, 4 i punti di vantaggio per l'Orba lungo. Andrebbe su. Bene a gestirla anche fino in fondo, sì prendere fallo, vai lunetta, sì, bene, bravo. Taglio, linea di fondo per Pedersini. Questa è una gestione a 3 secondi che era meglio, vabbè, però abbiamo perso tempo. E adesso dobbiamo difendere 24 secondi. 24 secondi. Non dare niente facile. Chiamato mano bassa, di stagger forse. Per Nobile, Nobile cerca una linea di penetrazione, si ferma. Buona difesa. Stiamo difendendo bene. Rimbalzo non c'è nessuno. Bay prende sta palla. Poi Bay arpiona questo pallone. C'è Bay a rimbalzo, buono. Va bene. Poi con la Marino costretto a fare fallo. Adesso dobbiamo rovinarci la media. Adesso vogliamo rovinarci la media. La media ce la vogliamo veramente adesso rovinare. Serve rovinarci la media. Serve rovinarla. E quanto abbiamo perso l'andata? Dobbiamo di 5. Di 5. Buono il primo. 64 a 59, sono 5. Dovremmo cercare di non prendere canestro. Questo è il replay dell'azione. Buono anche il secondo. Coach Ciocca chiama i suoi panchina per gestire. Quindi in teoria adesso abbiamo ribaltato anche la differenza canestro. In teoria sì. Se un domani può servire, sì. No, però a sto punto tanto vale che ci provi fino alla fine. Sì, esatto. Vabbè, certo. Io l'ho detto, finché la matematica non ci stronca. No. E poi qualcosa ci devono loro, I giocatori, dico. Anche perché ci devono a tutte le persone che sono qua. Siamo in credito di un primo tempo, esatto, che e sto così, provando così a collegarmi dagli altri campi. Ma Udine mi sa che ha perso ieri, la Fortitudo ha vinto ieri. Cosa ci dicono i campi? 32-8 da giocare per arrivare al termine della partita. Lugo in vantaggio per 65 a 59. Abbiamo Lecco che vince ad Arzignano, quindi. 50, ottimo punteggio, 45 a 57. Spero che manchi ancora un quarto, perché invece no, punteggio finale 45 a 57. Vedi che non abbiamo nulla di cui lamentarci. Buone difese però, sicuramente. Non facciamo fallo. Di Pram però, poi attacca il canestro Toscano. Perché è così facile? Perché saltiamo su queste finte? Sembriamo dei ragazzini, noi sembriamo i ragazzini, loro sembrano i giocatori esperti. 27. Adesso c'è da dire che c'è noi che dobbiamo stare attenti sia a non perdere la partita sia a provare a ribaltare il quoziente canestri. Penso invece che gli altri siano solo
stiano per più che altro partita, provando sì. a vincere la partita ancora perché sono 27 starei a guardare la partita, andrei direttamente a ribaltare, cioè a provare mentalmente andare là per ribaltare il quoziente Canex, quindi non stare a pensare Lugo questo sì, sì, no, io pensavo che comunque Ciocca pensa ancora a poter vincere la partita. Tu hai 27 secondi adesso, devi arrivare c'è all'ultimo tiro, solo possesso pieno esatto, cioè all'ultimo tiro e vantaggio. Quello che viene viene, però devi provare ad andare a ribaltare a meno che non decidano di fare fallo, ma a 27 loro? Non credo, ma sai, dopo te la puoi giocare con i tiri liberi di qua e di là, intanto andiamo per il bottino grosso, poi dopo quello che viene viene. Vediamo questa rimessa. Legnani cambi sistematici, palla Pedersini, fallo. Fallo, hanno deciso di commettere fallo e mandare in lunetta. Intanto ha fatto fallo uno che per noi era scomodo da marcare. Sì. Molto sì, scomodo. Sì. Molto. Finisce la partita Toscano con 6 punti, ma è un buon giocatore, ha tanta presenza. Per fortuna rovina la media. Roviniamo. Distruggiamo questa media continuando con sì, canestri sì. sul tiro libero 67-61. Perché saltiamo? Io vorrei sapere. Continuiamo a saltare. Poi fallo di Pedersini. Poi c'è il fallo di Pedersini. Va bene, Pedersini. Va bene, non siamo in bonus. Non siamo in bonus, quindi questo no, è un buon fallo. Infatti adesso però dobbiamo fare una scelta. Mancano 16 secondi. Adesso siamo a uomo, ho chiamato uomo no, no, su questa capito. Rimessa. Il problema è fare fallo. No, difendi. Prova a difendere. Eccoci. Ah. Buon. Farouk prende fatta. Questo rimbalzo, poi difende il possesso di palla Ruini subendo fallo da parte poteva del quasi 18, quasi Ruini Zambon. Passare la palla per far sì. finire la partita. No, ma... ci piace fare bottino, si vede. Bastava far finire la partita così. Va bene. Vogliamo rovinare la media fino in fondo. Vogliamo rovinare, è quello che stavo pensando anch'io. E quando conta Ruini mette roviniamo segno. La media. Adesso bisogna il non canestro. Pirare canestro da tre. Adesso bisogna non pirare canestro da tre. Non dimentichiamoci di difendere su questo pallone. Eccoci appunto. Tiro facile e tac. Cioè, non ci posso credere. Non ci posso credere. Ma perché non abbiamo fatto fallo? Non lo so. Vince la partita Lugo, non ribalta la differenza canestri, è perfetta parità fra le due squadre, 5 punti di vantaggio per Pordenone dell'incontro casalingo, 5 punti di vantaggio per Lugo dell'incontro casalingo. Che dire di questo incontro? Sarò brevissimo, poi lascio la parola a voi. Abbiamo visto un primo tempo onestamente inguardabile, un secondo tempo che dal punto di vista agonistico molto più valido, anche sia da quello tecnico, e qualche cosa si è visto di più sul campo, e Lugo è riuscito a portare a casa questa partita grazie ad un secondo tempo in cui i giocatori più concentrati, più disponibili a sacrificarsi, più disponibili a difendere, un po' più lucidi in attacco, e sono riusciti a portare a casa questo risultato. E niente, secondo me la cosa importante che c'è è il risultato, che abbiamo vinto una partita, che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quello che ci aspettavamo da questa squadra qua. La partita è stata vinta, sicuramente c'era qualcosina da rivedere, ma per adesso diciamo che va bene così. Bene l'intensità e l'intenzione del secondo tempo, si deve, dobbiamo partire da lì. Adesso abbiamo una pausa
nel weekend non giochiamo e questo non ci farà, non so se ci farà bene o male, sicuramente no, bene, bene farà a Villani, a Villani, esatto, i recuperi fisici, perché abbiamo giocato anche con Villani neanche a metà, non avendo Villani, ha dato un contributo veramente esiguo, quindi no, finiamo con Pedersine 14 punti e un buon Chiappelli a 13 punti e le percentuali da rivedere, tiri liberi 21 su 30 tuttavia nel finale, quindi qualcosina abbiamo recuperato, abbiamo subito a sotto canestro, infatti noi 28 rimbalzi e loro 39. Ah, beh, quello è frutto di tutte le disattenzioni del primo tempo. Le percentuali si sono tutte sporcate nel primo tempo. Sì. Bene, ribadendo il punteggio finale, Orva Lugo 69, Pordenone 64, un cordiale saluto e un buon proseguimento di serata da Sergio Babini, Tiziano Tarquini e Anna Fantini.